li vedo, i Tokio Hotel sono qui con noi. Non hanno aggiunto un componente, eh? C'è Inga che tradurrà per noi le domande e le risposte ai Tokio Hotel. Sprechen Sie Deutsch? Ja, natürlich. Sì. Ja. Io no. Ciao a tutti. Ciao Roma. Allora, i Tokio Hotel il 2 ottobre uscirà il loro nuovo album in tedesco ma anche in inglese. Il loro nuovo album il 2 ottobre. Come mai un album in bilingue? Warum zweisprachiges Album? Eigentlich gab es für uns gar keine Frage mehr, dass also eigentlich war es für bei uns von Anfang an klar, dass wir das Album in zwei Sprachen aufnehmen und Deutsch und Englisch gehört beides zu uns jetzt und darum in zwei Sprachen. Era praticamente ovvio che l'avessero registrato in due lingue, per cui è bilingue, tedesco e inglese. E pensa che la gente ha urlato quando lui ha detto praticamente ovvio. Beh, è bastato questo per mandare la gente in visibilio. È da un po' che mancavano dalle scene, cosa hanno fatto in quest'ultimo anno? Ihr seid schon länger nicht mehr im Bildschirm gewesen, was habt ihr letzten zwei Jahre gemacht? Wir waren bis Ende letzten Jahres auf Tour eigentlich und ja, sind total viel aufgetreten und dann waren wir echt die ganze Zeit mit dem Album beschäftigt. Wir waren die ganze Zeit am Song schreiben, am Produzieren, haben uns echt viel Zeit genommen, haben ein Jahr lang produziert und jetzt ist es fertig. Sono stati in tour fino all'anno precedente, poi l'ultimo anno praticamente hanno soltanto registrato le nuove canzoni, scritto e composto nuova musica e passato in sala da prove. E comunque lavoro quindi, niente vacanza. Nur Arbeit, kein Urlaub. Urlaub hatten wir leider gar nicht, muss ich sagen. Also wir hatten echt... Das nächste Mal fahren wir nach Italien. Cioè che non hanno avuto tempo di andare in vacanza, ma la prossima volta verranno in Italia in vacanza. Io ho visto delle foto loro tipo al mare, alle Bahamas, alle Seychelles, in un posto del genere, in un posto di mare bello, può essere? Er hat Fotos von euch gesehen in einem Meeresort, so wie in den Bahamas oder so, kann das sein? Oh, die Malediven, ja, wir waren zwei Wochen im Maledivenurlaub, Tom und ich war sie. Sono stati due settimane alle Maldive. Ah, Maldive. Che è il titolo dell'album, Humanoid, il singolo. Ci ispiriamo alla fantascienza. Humanoid so un bisschen fantasy inspiriert. Dass Humanoid so ein bisschen Fantasy inspiriert ist. Fantasy. Ich würde sagen, Humanoid ist eigentlich der Song, so, der das ganze Album ganz gut umfasst. Also das ist eigentlich der Song, der das ganze Album zusammenfügt. Und ja, darum heißt das Album auch Humanoid. È un po' il singolo, un po' il filo conduttore di tutto l'album, per quello che si chiama Humanoid. Tanta fantascienza, dicevo. Ale, tu sei più vicino. È una conversazione tra sordi e muti, perché insomma, tanto urlano, veramente noi facciamo un po' fatica, però... L'importante, insomma, è che i Tokio Hotel tra poco suoneranno ancora su questo palco. E lì sì che le vostre urla saranno ben accette. Ragazzi, grazie mille, ci vediamo tra poco. Come dicevamo prima, hanno ancora della musica da farci sentire, grazie mille. E mentre salutiamo i Tokio Hotel, torneranno qui sul palco. Ciao ragazzi, dobbiamo lanciare un altro live di un artista in competition. Il codice per votarla, per televotarla è lo 07.